Quando Ibrahimovic si è presentato, ragazzi, ci ho parlato di una festa. Oh, ragazzi, ditemi come sto. Sembra un figaccio assurdo. Indirizzato a Jasmine, ragazzi, io dico anche voi di non fare la... Sembra un posto assurdo, raga. Oddio, guardate quante auto. Per Messi, vedo Neymar, vedo Dybala, vedo Totti. Pogba, e si sta fumando un can... Un brutto presentimento per Jasmine, è sparito anche Ibrahimovic. Ecco perché ha organizzato la festa, muori! Muori, brutto infame, Jasmine, ma vai a cagare anche tu, sei una falsa! Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video con Cristiano Ronaldo nella vita reale da calciatore. Ecco il nostro CR7. Allora, questo si preannuncia un video molto emozionante, pieno di colpi di scena per quello che succederà, per cui invito a non perderlo per nulla al mondo. Allora, Ronaldo Junior, ragazzi, oggi mi ha fatto vedere una cosa parecchio figa che anche io voglio far vedere a voi. Infatti ora, Ronaldo, prendi il telefono che ve la facciamo vedere, che penso sia veramente qualcosa di bello. Allora, ragazzi, io e Ronaldo, che meglio, Ronaldo me l'ha detto a me, quindi Ronaldo, ragazzi, vuole farvi vedere una cosa, un'applicazione che si chiama iBuy, che è un'applicazione molto utile per poter parlare con gli altri di quanto riguarda interessi. Infatti ora la vediamo, facciamo subito l'accesso con Facebook, così. Infatti, ragazzi, questa applicazione permette di connetterci con le persone che sono vicino a noi, nei nostri dintorni e nei nostri quartieri. Infatti le funzioni più interessanti di questa applicazione sono il crea adesso e il crea interesse. Con gli interessi, ragazzi, noi possiamo vedere tutte le cose che ci interessano, appunto, come sport, viaggi, musica, cucina, cinema. Quindi nel nostro caso, ragazzi, metteremo videogiochi e poi, per esempio, il mio interesse è hashtag, scriveremo GTA 5. Poi, ragazzi, l'altra cosa è anche il crea adesso. Tipo, io adesso vorrei tanto giocare con qualcuno alla PS4, su GTA non c'è nessuno. E quindi, ragazzi, che dico? Provo a creare un adesso per vedere se magari qualcuno vuole giocare con me. Quindi la cosa, diciamo, è anche in tempo reale. Quindi GTA 5, scrivo PS4, game, per magari permettere a qualcuno di far capire che voglio giocare. Faccio anche qua adesso, crea il mio adesso, e così la gente, cosa sarà visibile alla gente nei miei dintorni. Vi ricordo che per scaricare iBuy, ragazzi, lo potete scaricare in descrizione. Ditemi nei commenti se vi piace, come vi siete trovati, eccetera, perché sembra essere molto comoda. E vi ricordo che con iBuy potete anche, tensione eccezionale, oh mio Dio, vincere un iPhone X. E che abbiamo perso abbastanza tempo. A questo punto vedremo oggi CR7 che cosa dovrà affrontare. Ronaldo Junior, basta giocare con iBuy, porca miseria. Vedete, ragazzi, Ronaldo Junior è andato un drogato. Ora non so con quanti bambini allo Santos starà parlando grazie a sta cosa, ma vabbè, comunque lasciamo perdere. Vi ricordate che nell'episodio precedente, quindi nell'episodio di ieri, Ibrahimovic è venuto a casa nostra, cioè si è fatto trovare a casa nostra. Bene, Jasmine non si smette di invitare le sue amiche senza preavviso, mi incazzo, perché ogni volta tipo arrivo qua, trovo ste donne qua e penso a male, vabbè. Quando Ibrahimovic si è presentato, ragazzi, ci ho parlato di una festa, che vediamo se si vede un po' da qui, perché comunque noi siamo su una posizione abbastanza rilevante. No, ragazzi, non si vede da qui. Praticamente, ragazzi, Ibrahimovic ha organizzato una festa, come vi ho detto. No, non sta scrivendo il telefono, penso che stessi scrivendo il telefono. Questa festa qui, ragazzi, mi puzza un po', perché non lo so, nelle feste succedono sempre cose strane. E quindi Ibrahimovic ci ha invitato sia me, che Ronaldo Junior, che Jasmine, insomma tutta la famiglia e tanti altri giocatori che sono allo Santos. Questa, ragazzi, è vicino a casa di Michael, quindi naturalmente anche Michael è stato invitato. E adesso ci andremo, infatti vediamo che ora è. Sono le 3.37, ancora è presto, sapete già, perché alla festa ci andremo stasera. Infatti Jasmine, ragazzi, è in palestra attualmente. Infatti se provo a chiamarla, figurati se mi risponde. Cioè Jasmine è in palestra, però le sue amiche gnocche sono qui a prendere il sole. Non fa una piega, non fa una fottuta piega sta cosa, però va bene comunque così. Allora, direi, ragazzi, che possiamo passare la giornata a fare qualcos'altro. Tanto il coup proprio del video arriva stasera, quando ci sarà il super festone, che cioè che poi non è a casa di Ibrahimovic, regà. Ronaldo Junior, lo sai che non devi fare casino stasera, vero? Che se fai casino te prende, ti spacco tutto. Cioè, ragazzi, la residenza è il golf club, sarebbe, quindi ci vediamo direttamente stasera. E siamo quasi al tramonto, se non proprio al tramonto, infatti il sole sta per andarsene via. E dovrebbero essere tipo le 7, sono le 7, sì, infatti, ragazzi, sono... Ah, le 8, sono quasi le 8, Jasmine, guarda che tra un'ora abbiamo l'appuntamento. E questa si mette a fare la sessione di yoga, maledizione. Vabbè, comunque, lasciando perdere questo, ragazzi, io non so se vestirmi elegante o andare così tamarro. Cioè tamarro nel senso andare più hype, più sportivo, più classico, più casual. Però penso di vestirmi elegante.
importante perché l'abito fa il monaco, quindi monaco fa l'abito, non mi ricordo come è detto, insomma. Vogliamo essere dei fighi della Madonna, abbiamo inteso l'idea. Ditemi se ho fatto bene a riprendere questa casa, perché alcuni hanno detto "Omega, ma è la stessa casa di prima". Ma voi volete mettere questa casa qui, con sto panorama, con tutti i ricordi che abbiamo vissuto qui, che l'abbiamo pagata 15 milioni? Ci cambiamo adesso perché dovremmo tra l'altro anche scegliere con che macchina andare. Quindi ora ci mettiamo un bel vestito ignorante. Oh ragazzi, ditemi come sto. Sembra un figaccio assurdo. Guardate Ronaldo, regà, sembra proprio un figo. Guardate quanto sono figo con il papillon, quella giacca, camicia bianca. Sembra un pinguino, porca miseria. Vabbè, ora usciamo. Spero che Jasmine e Gino siano pronti, perché avevo detto di farsi trovare pronti. Poi tra l'altro ragazzi, spero sia ora di andare, sono le 9. Oh domestico, Oh domestico. Scusate raga, mi sarei imparato il disco. Oh domestico, mi raccomando, non mette fuoco alla casa, eh. Sono contento di vedere che almeno ogni tanto nella vita queste due persone mi ascoltano, vero Jasmine? E questo avviso è proprio indirizzato a Jasmine. Ragazzi, io ti dico anche voi di non fare la come si può dire, la puffa, ecco, insomma, per non dire un'altra parola, perché sennò poi va a succedere che mi incazzo e poi, ecco, quindi evita Jasmine. Ragazzi, farebbe un bel effetto portare la Lamborghini Supreme, soltanto che ha due posti. Ronaldo Junior, ma perché sei nato, porca miseria, è colpa tua! Oh, poverino Ronaldo Junior, raga, poi manco senza figlio. No, ragazzi, vabbè, prenderemo la bellissima Audi bomba, che fa comunque il suo stile, quindi andremo con questa. Dai ragazzi, salite tutti in macchina, forza Jasmine, Ronaldo Junior, non devi salire sulla Ferrari. Ma perché questa bambina l'ho fatto così scemo? Ci siamo tutti? Amore, ci sei? Figliolo, ci sei? Ci siamo tutti? Ok ragazzi, partiamo, andiamo a questa festa che dice Ibrahimovic, che sono questi eventi che hanno creato un po' dal tempo allo Santos. Vediamo come vanno. Attenzione ragazzi, sono le 9.01, siamo in perfetto orario, anche perché penso di arrivare lì per 9.15. Vediamo che gente c'è, spero sia una bella serata. E soprattutto ragazzi, se ancora non avete messo un bel like al video, fatelo. Come vedete raga, hanno montato sul golf club, che insomma è quello che volevo far vedere. Ci sono delle macchine, hanno messo tutta sta cosa qui, perché da adesso in poi qui ci faranno degli eventi. Per cui si alza? Ah, mi sa che è dall'altro lato che si entra, è di qua che devo entrare. È di qua che si entra, giusto? Sono CR7, sono nella lista, mi ha invitato il dio Zlatan. No, mi ha invitato Ibrahimovic. Guarda, raga, questo fa proprio paura, minchia, mette proprio pressioni addosso. Sembra un posto assurdo, raga. Oddio, guardate quante auto! Vabbè, la mia la parcheggio qui, me ne frego tanto. Bene, ragazzi, quindi come vedete è un posto abbastanza figo. È un hotel che hanno costruito da poco, quindi sì, è un hotel, ma è un hotel per i veri VIP. Cioè, quindi è tipo oltre a 5 stelle, non ho capito così. Infatti, solo alcune persone veramente possono entrarci. Infatti è stato costruito da Richman in persona. Buonasera zio, sono Ronaldo, mio figlio e mia moglie sono già dentro. Ok, posso entrare? Bella così, bella per te. Sì, minchia, era così buio che manco si distingueva chi era. Vedete ragazzi, questa è la reception. Vedete, dovremmo andare a ballare, anche perché vi ho detto che è una festa. Qui è, diciamo, è la reception, qui è la hall, qui si gioca pure a biliardo. Bella sì, guarda quanta gente. Ecco, io lo sapevo che dovevano esserci tutti i calciatori. Cioè Messi, vedo Neymar, vedo Dybala, vedo Totti. Poi ragazzi, vedo pure Icardi che abbiamo picchiato. Attenzione, mamma mia. Vabbè, dunque andiamo a ballare con nostra moglie, belli tranquilli. E oh, bella Dybala, come stai? Tutto bene? C'è bellissimo, non ci ha ancora visti. Meglio così, meglio che non ci vede, sennò può scattare il putiferio. Oh. Bene ragazzi, ci siamo anche noi uniti al ballo. Ecco, proprio come immaginavo, Jasmine dà subito confidenza a Ibrahimovic, come se non avessimo detto niente. Ragazzi, ci sta che comunque dobbiamo essere tutti amici. Insomma, mi raccomando, tutti i calciatori dovrebbero essere amici di tutti. Che poi ragazzi, oddio, se non vedo bene con le Pogba. E si sta fumando un non so cosa stia fumando, insomma, ma è Pogba, ragazzi. Sì, se vedo bene è lui che porta i capelli così. Sono abbastanza figo stasera, guardate come si balla. Qua è bellissimo, è stupendo. Comunque, Ibrahimovic, ciò che è giusto, ha organizzato un ottimo evento. Quindi, ragazzi, direi che ci sta veramente alla grande. Soprattutto, veramente alla grande. Ragazzi, siamo usciti fuori un attimo a parlare con Dybala e Messi. E attenzione, non me lo aspettavo, la mia ex moglie, guardatela, ve la ricordate, Melissa, raga? Per ricordare per forza, Melissa ragazzi si è fidanzata con Messi. Ecco perché Messi raga non ci preoccupa più con Jasmine. Meglio Dybala, quest'anno eliminati di nuovo il Barcellona, così le prendo di nuovo in finale. Sarà epica raga la finale di quest'anno di Champions. Comunque ci vediamo dopo ragazzi. Ciao 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 a tutti. Dunque andiamo da Jasmine un attimo, che raga. Oh raga, Jasmine era qui, sparito anche Ronaldo Junior.
Vabbè, Ronaldo Junior, ragazzi, sarà qui a qua, sarà intorno qui a fare una delle sue, non mi preoccupo. Ma ragazzi, io ho un brutto presentimento per Jasmine, è sparito anche Ibrahimovic. Allora, Icardi è qui. Ragazzi, eccolo, è Pogba, guardatelo. È Pogba, sì, guardate, è Pogba. E lui, non ci credo, che si sta fumando un cannolo, scusate. E mi sta venendo un dubbio in testa di quelli impossibili. Mi sta venendo il dubbio che Jasmine sia andata a letto con lui. Non è possibile, no, 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 fermo. Orlando, fermo, non farlo! Oddio, ragazzi, si sta facendo mia moglie! Ibrahimovic, sei un infame! Ecco perché hai organizzato la festa! Muori! Muori, brutto infame! Jasmine, ma vai a cagare anche tu, sei una falsa! Non ci credo, ragazzi, è uno schifoso! Era tutto un piano, questa festa è stata organizzata per potersi fare a Jasmine! Che vuoi, ragazzi? A Jasmine! Praticamente Jasmine è andata a letto con tutti i calciatori, un altro po' che schifo! Mi fa schifo pensare che Jasmine è nostra moglie, ragazzi, non ci credo! Non ci credo, Ibrahimovic, sei un pezzente! E tu saresti un campione di grande, vi dico che ti sfondo di mazzate. Ok, ragazzi, non pensavo andasse a finire così. Ibrahimovic ci ha messo all'angolino, non riesco a reagire. Cioè, i pugni che gli tiro, guardate, non hanno effetto, non riesco proprio a stargli dietro. Quindi, ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Dai, ragazzi, mentre Ronaldo cerca in qualche modo di ribaltare la situazione, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollicione, commentate, ditemi secondo voi cosa succederà nel prossimo episodio, perché adesso, ragazzi, io vi lascio così. Quindi, mi raccomando, ditemi cosa succederà nel prossimo episodio. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere gli altri video, perché a quanto pare Ibrahimovic, ragazzi, ci ha proprio messo all'esterno. Non riesco, guardate, ho quasi la vita rosso. Quindi, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, che trovate qui e giù in descrizione, mi raccomando. E io non vi invito a perdere il prossimo episodio, che sarà qualcosa di emozionante. Sempre in descrizione, ragazzi, trovate le mie maglie ufficiali di Edizione Limitata. Quindi mi raccomando, passateci a prendere, se no Ronaldo, raga, non penso che esce vivo da questa rissa. Per questo video è tutto, ragazzi. Chissà cosa succederà nel prossimo episodio. Jasmine è scappata via. Non so dove sia. E come cozzo, ragazzi, se riesco a uscire vivo dalla rissa con Ibrahimovic, ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti per la visione, raga, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!